Good morning. Vi presento Dan Lister, che da quasi 2 anni lavora nel machining shop di Specialized, cioè nell'officina dove si creano prototipi, modifiche ad hoc per gli atleti sponsorizzati, e parliamo di prototipi e modifiche utilizzabili realmente. Dan ci mostra ad esempio l'attacco manubrio di una Specialized Roubaix, quindi una bici da strada, il leveraggio della Specialized Demo di Bruni, oppure quello di una Stump Jumper. Riuscire a creare prototipi con più rapidità significa raggiungere prima il livello di qualità richiesto dal prodotto finale. Significa anche essere davvero indipendenti nella creazione e nella sperimentazione di nuove soluzioni. E, come dice curiosamente Dan, iniziare a sbagliare prima ci fa capire prima come correggere durante la fase di sviluppo. Ma quanto più veloci sono diventati nella creazione di prototipi? Dan ci spiega che fino a 10 anni fa avere un leveraggio prototipo come quello che teneva in mano avrebbe richiesto almeno 3 settimane. Si andava da un produttore esterno, si fornivano le specifiche esatte di come doveva essere, ma nel frattempo lo sviluppo di quella mountain bike si fermava. Adesso, essendo diventati loro realmente autonomi, è una questione di meno di una settimana. Ma entriamo più nel dettaglio. Queste macchine a controllo numerico servono anche per realizzare degli elementi che, in fase di produzione, saranno poi di un altro materiale. Questo permette di affinare forme, spessori, diametri, riducendo quasi a zero il rischio di errori sul prodotto finito. Ad esempio, Dan ci mostra il sistema di spessori sotto l'attacco manubrio di una bici Specialized da strada. Parlando di materiale metallico, in questa officina non può mancare la struttura sulla quale si costruiscono i telai in lega leggera, cioè questa qui. E come vedete è situata in un'area protetta per migliorare l'ambiente di lavoro circostante. Dan continua spiegandoci che gli unici processi che non vengono realizzati in sede sono l'anodizzazione e il trattamento termico dei telai, cose che affidano all'esterno, ma tutto il resto è fatto in sede da loro. Sempre per il discorso di essere più rapidi nel testare nuove soluzioni e quindi migliorare la qualità del prodotto finale. E adesso entriamo nel Composites Lab, cioè nell'area dove si lavora la fibra di carbonio. E qui vi assicuro ne vedrete delle belle. Brendan entra dritto nel merito della questione. Qui si manipola il materiale. Si studia la fibra di carbonio per acquisire quelle conoscenze che servono a disegnare e sviluppare un telaio nella maniera migliore. Più sei in grado di perfezionare la fibra di carbonio, più la conosci e più sei preciso nell'inviare le specifiche corrette a chi in Asia si occupa poi della produzione. Brendan, prima di cominciare, si assicura che tutti i presenti abbiano un'idea di cosa sia la fibra di carbonio e inizia con mostrarci differenti tipi di fibra. Si comincia, spiega, da fibre allineate, si crea un filato, lo si riempie di resina e si arriva ad un componente più rigido, come quello che Brendan tiene in mano. In questo caso le fibre sono ad alto modulo e non sono intrecciate, cioè sono tutte allineate, immerse in una resina epossidica. Il campione che ho in mano mi conferma che è estremamente rigido. Molto rigida. Poi si passa ad un campione di fibra di carbonio di modulo standard, intrecciata però a 45 gradi. Il risultato è che questa barretta ha una resistenza alla flessione evidentemente più bassa. Questa è più elastica. Molti conosceranno il Rider First Engineering di Specialized e Dan ci distrae per un attimo mostrandoci sulla parete la differenza di dimensioni che c'è fra i pezzi di carbonio pre-peg che compongono un telaio di taglia 49 e quelli di un telaio taglia 61. Ogni taglia infatti utilizza un lay-up differente, ossia una tecnica di sovrapposizione delle fibre specifica per ogni taglia. Utilizzando fibra a 0 gradi e fibra a 45 gradi, ad alto e basso modulo è possibile arrivare a prestazioni molto differenti in termini di rigidità e comfort per ogni singola taglia. Brendan viene dal settore aerospaziale e ci spiega che lì usano fibra di carbonio a 0, 45 o 90 gradi. Venendo nel campo bici invece ha trovato molte altre opzioni, 22, 30, 45, 66 gradi e così via. E questo dà loro la possibilità di regolare in modo molto preciso le caratteristiche meccaniche di ogni singola parte del telaio.
Sul tavolo davanti a noi ci sono diversi pezzi e fra questi i leveraggi della sospensione della nuova Enduro che sui modelli di punta sono realizzati con una tecnica chiamata compression molded che permette di dimezzare il peso rispetto allo stesso componente realizzato in lega leggera, così come accade sui modelli Enduro di prezzo più basso. In pratica si tratta di lunghe fibre unidirezionali avvolte di continuo intorno a questo elemento. Questo perché si tratta appunto di un elemento sottoposto a un carico molto elevato e la differenza di peso è ben evidente quando gli si prende in mano. Wow. A questo punto entra in gioco Peter Denk, sul quale vale la pena di spendere qualche parola. Peter Denk è un ingegnere tedesco che ha lavorato in passato per altri importanti marchi di bici e ha contribuito in modo significativo allo sviluppo della fibra di carbonio sui telai. Denk aveva già progettato il telaio della precedente Specialized Epic Hardtail, ma su quello nuovo si è spinto ancora oltre. Si presenta ai giornalisti parlando della rigidità su un telaio e vengono fuori concetti molto interessanti. That we can change the stiffness of the frame in certain areas, it's a lot more important than it initially sounds. Ci dice che distribuire la rigidità sul telaio ha portato a risultati molto più grandi di quanto si pensasse inizialmente. Due telai che sulla prova da banco danno lo stesso valore di rigidità possono avere caratteristiche di guida completamente differenti, perché su questi telai la rigidità è distribuita in modo diverso. Uno magari è più rigido sul tubo superiore e ha un tubo obliquo più morbido, e l'altro magari è più rigido sui foderi bassi. Questo genera una differenza enorme nelle sensazioni in sella. We just did a test by that, we could give you a road bike and you do a downhill on that road bike. Immaginiamo adesso di fare un test con due bici da strada, con lo stesso valore di rigidità complessiva, ma posizionata sul telaio in modo diverso. Immaginiamo di fare un test in discesa su asfalto. Denk dice che, cronometro alla mano, il tempo più basso lo registreremmo tutti con lo stesso telaio, cioè quello con una rigidità distribuita in modo ottimale. Questo tipo di test viene effettuato realmente proprio grazie al Composite Lab, nel quale i prototipi in carbonio vengono costruiti con la massima rapidità e quindi testati, più o meno come accade in MotoGP. What's special is the stiffness is... Per quanto riguarda la Specialized Epic HT, hanno condotto numerosi test per arrivare ai livelli di rigidità e di leggerezza desiderati e allo stesso tempo la solidità del telaio è elevatissima. Ma come si fa a raggiungere questo compromesso? Peter Denk risponde tirando in ballo gli ingredienti, cioè le specifiche tecniche che compongono la fibra di carbonio. E oggi si possono scegliere fino a oltre 300 diverse specifiche per realizzare appunto la fibra di carbonio. E pensate, solo per il telaio della Epic HT ce ne sono 30, cioè ogni particolare del telaio ha le sue specifiche. In base a come le forze agiscono sul telaio e al comportamento che il telaio deve avere in determinate condizioni e in determinati punti del telaio stesso, è possibile applicare degli strati di fibra specifici in modo che appunto la nostra bicicletta reagisca nel modo desiderato, cioè ad esempio aggiungere rigidità solo dove effettivamente serve sul telaio, riuscendo anche a ridurre la quantità di materiale e quindi ad essere più leggeri. Il merito di questo risultato grandioso è delle conoscenze che Peter Denk e Specialized hanno acquisito sulla fibra di carbonio. Can you do something similar but in alloy? No. Ma si può fare la stessa cosa con la lega d'alluminio? Chiedono a Peter Denk. No, non si può, perché questo materiale è anisotropo e ha caratteristiche meccaniche costanti e uguali su tutta la superficie del tubo. Si può modificare la rigidità di un tubo alterandone lo spessore e la forma, ma non si riesce ad arrivare alle prestazioni di elasticità del carbonio. Comunque, parlando di lega leggera, sempre in questo laboratorio si occupano di studiare spessori e forme ottimali per i telai in lega di Specialized, riuscendo a raggiungere il risultato desiderato in molto meno tempo. Altra domanda. Quanto aiutano le simulazioni di stress fatte al computer? Risposta di Brandon. Molto. I moderni software sono davvero molto accurati e danno indicazioni precise sullo spessore delle tubazioni del telaio. Si utilizza la FEA, ossia l'analisi degli elementi finiti, che è parte del processo di sviluppo da anni. Questo metodo conduce a un prototipo del telaio che all'inizio è molto pesante e ancora grezzo.
il tempo che intercorre fra questo primo passo e il prodotto finito qualche anno fa era molto lungo. La differenza in termini di velocità dello sviluppo oggi la fa proprio il laboratorio, capace di produrre nuovi prototipi più velocemente. Un altro dettaglio cruciale per la leggerezza finale del telaio, sia della Epica HT che della Tarmac SL7, è la verniciatura. Strati di vernice che si sovrappongono aumentano il peso del telaio e in Specialized prestano molta attenzione a questa fase. Ed è il motivo per cui due telai uguali della stessa taglia possono avere una differenza di più o meno 20 grammi di peso. Ad ogni modo, continua Peter Denk, a parità di taglia, i nostri telai Epic HT e Tarmac SL7, per fare un esempio, rimangono molto più leggeri di quelli della concorrenza più leggera. Senza dimenticare che sul telaio Epic HT è stato aumentato il reach, fattore questo che incrementa molto la rigidità torsionale, ma potenzialmente anche il peso del telaio stesso. Però l'obiettivo reale di Specialized è quello di avere una bici sì leggera, ma anche precisa nella guida. Altrimenti la leggerezza fino a se stessa non sarebbe un obiettivo interessante. But at the end of the process, how do you remove the structure from the inside? That's a good question. La mia domanda è la seguente: alla fine del processo, come si fa a togliere la struttura del bladder, cioè il manicotto di lattice, da dentro il telaio? Brandon risponde che il calore del forno nel quale viene inserito il telaio porta la schiuma a restringersi e quindi a separarsi dalle pareti interne del telaio. A questo punto può essere estratta sfilando il manicotto oppure tagliandolo laddove possibile. In ogni caso, il posizionamento corretto e la stabilità del manicotto, della schiuma, ma anche della fibra di carbonio, che non deve muoversi di un millimetro quando il telaio entra nel forno e nell'autoclave, fa parte del processo di produzione del telaio e anche questo richiede attenzione, perché occorre realizzare un processo produttivo che sia ripetibile migliaia di volte con un bassissimo rischio di errore. Woven fiber, ossia parliamo della fibra di carbonio realizzata con fibre intrecciate. Non viene più usata di frequente come in passato perché questo tipo di costruzione della fibra di carbonio porta ad avere delle fibre orientate in modo corretto e in altri in modo non desiderato. Per tale ragione si preferisce la fibra di carbonio unidirezionale, cioè non intrecciata, ovvero quella che vedete in queste immagini. La unidirezionale ha iniziato ad essere usata man mano che si è imparato a conoscere le forze e la loro direzione di applicazione, che agiscono sul telaio, ad esempio in curva, durante uno scatto o dopo un salto. E questo ha portato anche a una riduzione del peso del telaio e in generale dei componenti realizzati in fibra di carbonio. Un altro aspetto cruciale riguarda la resina che viene utilizzata, cioè quel materiale che tiene uniti gli strati di fibra. La qualità della fibra di carbonio in generale dipende per un 60-80% dalla fibra stessa e la restante parte, ci spiega Brandon, dalla resina. La resina appunto è importante e va scelta in base alla fibra che si sta usando e alla temperatura del processo di produzione. E anche qui, racconta Brandon, c'è un'altra grande differenza rispetto all'industria aerospaziale, dove di base c'è un processo produttivo, e un tipo di fibra e un tipo di resina. Nel mondo della bici invece puoi fare tantissime cose e puoi fare i tuoi test. How much do we understand this material right now and where do you think it's going to be in 5 years? Arriva una domanda che avrei voluto fare io. Dove ci troveremo fra 5 anni in termini di tecnologia sui materiali? E poi, quanto l'industria aerospaziale oppure l'industria dell'auto possono influenzare l'industria della bicicletta? Brandon risponde che la grande differenza sta nell'approccio conservativo che l'aerospaziale ha sui materiali impiegati, perché non possono permettersi errori e perché è difficile fare test. L'industria dell'auto invece ha bisogno di parti in fibra di carbonio affidabili, prodotte anche in grande quantità e a un certo margine per i test. L'altra punta di questo ipotetico triangolo è proprio l'industria della bici, che cerca prodotti affidabili ma a prezzi ragionevoli. E qui la sperimentazione costa relativamente meno rispetto all'aerospaziale, della quale in questo momento usiamo molti materiali, ad eccezione del termoplastico, che invece sta diventando sempre più popolare in quell'area di applicazione. Ha un processo produttivo, il termoplastico, completamente diverso, ma qualità simili alla fibra di carbonio.
Ad oggi però, spiega Brandon, non si vede ancora il momento in cui anche nel mondo della bici si utilizzerà quella tecnologia, perché sulla fibra di carbonio ci sono ancora margini di miglioramento. Arriva una precisazione molto interessante da parte di Peter Denk. Nell'aerospaziale e nell'aviazione si tende a non usare tecnologie costruttive per la fibra di carbonio che abbiano meno di 10 anni, ovvero si usano solo tecnologie molto collaudate. E questo mi fa sentire molto più sicuro quando sono dentro ad un aereo. Quindi, sebbene una bici sia sempre e comunque solo una bici, in realtà, per le tecnologie utilizzate sullo sviluppo della fibra di carbonio, è molto più avanti di quanto si creda. Il telaio di una bici, infatti, deve essere rigido, solido da resistere ai salti o agli impatti contro gli alberi, cioè potenziali scenari nel caso di una mountain bike, ma anche molto leggero, oppure anche molto comodo da usare. La combinazione di questi fattori, quindi, rende molto difficile la realizzazione di un telaio in fibra di carbonio. Secondo Peter Denk, l'industria della bici sa usare meglio la fibra di carbonio rispetto alla Formula 1, dove invece l'aerodinamica e lo sviluppo sui motori e sulla trasmissione è a livelli di punta. Una delle cose più interessanti della produzione di Specialized è che puntano sulla qualità. Nel momento in cui si inizia a produrre in maniera massiva tutta la serie nuova della Epic Hardtail, è necessario essere sicuri che la produzione poi non riscontri problematiche. Quindi cosa fanno? Nel momento in cui si individua quello che è il processo finale di produzione, il singolo telaio viene analizzato allo scanner, addirittura ai raggi X, per fare in modo che se ci sono dei problemi, se dovessero esserci dei problemi, ce ne si accorge prima che se ne accorga il cliente finale, quindi sia in grado ancora di correggere la produzione finale. Questa è una politica che permette al telaio della nuova Epic Hardtail di raggiungere un peso mai visto prima su telai in fibra di carbonio da cross country. Peter Denk ha detto che piuttosto che aggiungere uno strato, due strati in più di carbonio e quindi avere la sicurezza che non ci saranno problemi di rigidità strutturale, si preferisce appunto fare questa verifica di qualitativa proprio all'interno del telaio. In questo modo si riesce ad avere un peso estremamente contenuto. Si chiude qui la visita nel Composites Lab con una sbornia di informazioni e nozioni. Cosa ci aspetta dopo? Test Lab e Wind Tunnel nella prossima puntata. Ciao!